Alice Taraschi è la presidente dell'associazione Toxicum 2.0 di Tossicia e quest'anno ripropone, dopo 2 anni di stop, un appuntamento importante a Tossicia. Quale? Ebbene sì, quest'anno per fortuna torneremo con il Toxicity Rock Festival durante le giornate dell'11, 12 e 13 di agosto. E saranno delle giornate sicuramente impegnative, ecco, come diceva lei, si ripartirà dopo 2 anni di pandemia e si tenterà durante le 2 prime giornate di, ecco, proporre quello che è il genere rock che più ci caratterizza, è il metal, e nell'ultima giornata invece abbiamo scelto una cosiddetta miscellanea, quindi abbiamo deciso di portare più gente che possa anche non ascoltare il rock, e quindi abbiamo deciso di chiamare il Duo Bucolico, e appunto questo gruppo di musica indipendente, sempre anche un po' reggae, e poi appunto anche del soul, del jazz, dello smooth jazz, così come si è tentato di fare anche negli altri anni. L'ultima serata, diciamo, un po' più libera rispetto alle prime due, e chiaramente ci saranno anche i nostri stand gastronomici con il famosissimo Tox Burger, riconosciuto poi in tutta la vallata. Allora, dove si svolgerà? Si svolgerà presso la Pineta di Tossicia, e quindi vicino al campo sportivo, limitrofo al campo sportivo, e caratteristico appunto è questa chiesa della Madonna delle Nevi che ormai ci fa da indirizzo. Non siamo più SNC, ma appunto veniamo rappresentati da quella Madonnina.